quello che dice, ovviamente, va onda col sinistro, va Giappone, va Buenaventura cross dentro, sbarca, si abbassa e c'è l'ultimo tocco, un altro calcio d'angolo, è il secondo consecutivo. Ultimato. Ancora ci vuole andare in Milan. Il Milan se vince, andiamo a vedere cosa è il Milan. Però è entrato in aria Vasquez, vuole ripartire il, come dire, vuole ripartire purtroppo. Eric Toir in modo non ci vuole rispondere, Eric Toir, ma ha messo il nostro I like che ci fa capire Eric Toir, abbiamo chiesto Eric Toir, ha messo l'I like, Eric Toir non ha voluto commentare, non ha voluto come dirgli, commentare, quindi stiamo ovviamente con i nostri Casares è uscito allo Juventus Stadium in lacrime. Quindi stiamo, anche se vedo le partite, li abbiamo un po' aggiornato. Abbiamo aggiornato le cose. Comunque ha cercato sulle il bersaglio. Il cambio esce Lorenzo Insigne, Dries Mertens, esce Insigne, entra Dries Mertens, e questa è una bella partita questa. Adesso calcio d'angolo per l'Atalanta, ancora ci va Diamanti, ci provano, adesso può ripartire l'Hellas, subito fermato. Andiamo a vedere Genova, vediamo Zappacosta. La voleva mettere Zappacosta, ma Nicolas Moisandes l'ha messa in calcio d'angolo, il calcio d'angolo per il Torino. Questa è l'unica partita ferma sullo 0-0, l'unica, ve lo giuro, non spiego l'unica. Ancora ci prova, c'è Muriel. Ancora andiamo a vedere l'Empoli. Calcio di rigore per l'Empoli, grande Empoli che recupera dal voto che aveva l'Empoli 4, sta recuperando, e quindi siamo prontissimi, stanno per cambiare. Saponara contro Carnesis, vediamo come va a finire. Saponara, parata di Carnesis. Saponara tira, Carnesis sbaglia, e adesso con le gambe, ci dispiace ma il mio voto finale purtroppo, quando è battaglia e battaglia, quando battaglia e battaglia c'è calcio d'angolo per il momento. Carnesis, strepitoso Carnesis. A Paredes ancora ci vuole andare. Maccarone, ma c'è fuori gioco. Andiamo a Genova. Luis Muriel.
Muriel, la squadra di Montella passa in vantaggio. La squadra di Montella in vantaggio 1-0 sul Torino. Si sbloccano tutte le partite, anche questa che era sullo 0-0. Quindi, lo devo dire, anche con questi in 1-0. Andiamo a vedere che cosa c'è a Palermo. Questo ve lo volevo anche dire. Ecco, stanno oscillando i voti, si alzano, si abbassano, stanno cambiando i voti del primo tempo. Lui non cambiano. Allora, cambiano tra Empoli e Udinese, tra Inter e Chievo Verona, tra Sampdoria e Torino. Questi cambiano. Poi ne ho parlato. Che altro? Non ho schema, ma faccio le prove. Parata di Donnarumma, che secondo me Donnarumma potrebbe diventare un gran portiere. Donnarumma ci è rimessa con le mani della Juventus. Ci vuole provare ancora Eder, battuto Brozovic. Palazzo Icardi sbaglia Mauro Icardi, come dire, il caviamo, scusa, guardi, taglia proprio. Ma l'Inter, secondo me l'Inter non ce la sta mettendo tutta, perché l'Inter costa di più. Non si può fermare così l'Inter. Devo dire, Mauro Icardi. Adesso poi a fine partita diremo anche l'uomo. Chi sarà l'uomo partita? Chi sarà l'uomo partita per tutte le partite? E a una potrete immaginare, se la stanno giocando tutti e due. Match sospeso all'Olimpico. Match sospeso all'Olimpico, sospeso. Quindi cori razzisti contro i napoletani. Ancora. Cori contro i Napoli. Napoli-Napoletani non riprende il gioco. Quindi intanto uscite il cambio. Ovviamente. Questo. Non male. Queste cose accadono in Italia. Accadono. Ecco, gli uomini di partita che sono. Vediamo l'Inter. Ecco, vediamo che cosa farà l'Inter. Dopo vi diremo anche a fine partita sono gli uomini di partita. Eder. Eder potrebbe andare perché Eder è bravissimo nel calcio di punizione. Può andare Icardi, ma lasciala Eder, Icardi. Brozovic! All'alta sopra la traversa. Cava ancora il Chievo. Comunque, qui decide il gol di Icardi. Milan ha schiacciato un fallo a Niang. Va bene. Genova, andiamo a Genova. Genova. Vabbè, Genova. 1-1. Pareggiato subito il Torino.
pareggiando subito il Torino. E adesso non parliamo più di partite solo il terzo, le partite di pareggio sono Hellas Verona, Atalanta e sono Sampdoria Torino. Ha segnato Andrea Belotti, quindi devo dire Andrea Belotti. Quindi. Quindi volevo dire, quindi stavo anche, stavo secondo me ho esagerato con il Torino, da che a dire cose contro il Torino, perché il Torino ha fatto bene in queste azioni, ha fatto bene, la squadra di Vincenzo Montella deve rivedersi, lo giuro deve rivedersi, perché non sa quello che sta facendo. Andiamo a vedere Empoli. Vediamo che sta succedendo. Qui siamo. Andiamo a vedere. Fallo di Maurizio. Quindi. Ecco. Ecco, la Linde, calcio di punizione Linde. Stiamo vedendo qui calcio di punizione per il Linde. Stiamo vedendo chi siamo, diremo anche, chi sono gli organi, io mi partire tutte le partite. Io adesso voglio dire che quali razzisti non si fanno, quali razzisti non si devono fare, voglio dire. Vediamo questo calcio di punizione. Vediamo che succede dopo. Come succede, e poi ci salutiamo e vedremo quello, quarta e l'ultima parte. Ancora Mertens sbaglia Dries Mertens e noi ci salutiamo e diamo appuntamento alla quarta e l'ultima parte della nostra dieta dopo.